Ciao a tutti, oggi vediamo questo che è un pezzo di tronco dell'albero della gomma. Ha dei cerchi molto evidenti ed è un legno leggero ma poroso, un po' difficile da pirografare. Ecco, qui vediamo il lavoro finito. Ho utilizzato questo pirografo, che è un pirografo con la regolazione della temperatura e le punte a filo. Questa in particolare è una punta piatta e poi vediamo anche le altre punte. La regolazione della temperatura è importante, soprattutto quando si va a lavorare su legni un po' particolari. Questa punta è stata piegata a caldo con la pinza per rendere più facile e più comodo quando la si tiene in mano. Qui vediamo il lavoro fatto su una tavoletta di compensato che ha un colore tutto uniforme, non ci sono nodi. Non ci sono cerchi, mentre sul tronco vediamo che i cerchi vanno un po' a influire sul disegno. Dopo averlo pirografato, l'ho lucidato con del flatting. L'effetto è molto più rustico rispetto al compensato e anche la corteccia intorno fa da cornice proprio del disegno. Questo è un semplice compensato da 3 mm. Mentre lo spessore di questo tronco è bello alto, sono 3 cm. Qui vediamo le punte, oltre alle punte classiche ci sono queste rettangolari che sono le punte calligrafiche e poi quelle per le decorazioni che hanno varie forme, la stellina, poi possiamo avere il cuoricino, l'ovale, il tondo. Possono essere comode per fare delle decorazioni, mentre quelle rettangolari sono appunto quelle per scrivere, chiamate proprio calligrafiche. Anche questa punta stellina è stata piegata per renderla più comoda quando si va a utilizzare. Ecco, qui vediamo i set, sono set di 4 punte, o tutte calligrafiche o decorative. Grazie per l'attenzione, se siete interessati iscrivetevi al nostro canale YouTube Elettronica Didattica e visitate il sito elettronicadidattica.com. Troverete tanti pirografi. Ciao a tutti, a presto!